L'Ateneo Teramano festeggia il successo del corso di laurea triennale in economia che tante nuove matricole sta portando a Teramo. Una laurea di qualità che si basa sulla piena partecipazione degli studenti alla didattica, ma anche su seminari con economisti di fama nazionale ed internazionale ed incontri con il mondo economico del territorio. Ottimo poi l'inserimento lavorativo successivo che porta i laureati in economia di Teramo al raggiungimento di livelli occupazionali importanti. All'Università di Teramo si può studiare anche economia, anzi soprattutto economia, c'è una triennale e diciamolo un po' a tutti. Certamente, è una triennale molto importante, sta andando molto bene, abbiamo un riscontro ottimo con gli studenti, le iscrizioni stanno crescendo costantemente e il corso triennale di economia prevede due indirizzi, un indirizzo in turismo e territorio e l'altro gestione aziendale. Sono indirizzi completamente diversi, il turismo e territorio guarda molto alla pianificazione e programmazione territoriale, quello gestionale chiaramente in ambito più manageriale. Ma secondo noi l'innovazione maggiore di venire a studiare a Teramo significa avere un rapporto molto diverso con gli studenti, tra studenti e professori. Una comunità che porta avanti un programma tecnicamente molto valido, che sviluppa le competenze, ma al tempo stesso rigoroso nelle valutazioni. I riscontri sono più che positivi, alcuni dei nostri studenti sono andati in Bocconi e si sono trovati benissimo, altri in Luiss e anche lì mi arrivano email di ringraziamento. Ecco, diciamo appunto che dopo la triennale bisogna continuare, si può continuare. Certamente, qui abbiamo anche una magistrale, una LM77 che tra l'altro è abilitante anche per i dottori commercialisti, quindi è un progetto che parte da lontano, una triennale, ma i ragazzi possono anche approfondire una laurea magistrale che è interateneo con la Sapienza. Vogliamo dire anche le opportunità occupazionali con una laurea così? Ma certamente anche qui ormai noi possiamo valutare, ogni anno i presidenti di corso di studi sono tenuti a verificare l'andamento del corso in termini proprio di efficacia e di efficienza delle policy attuate e noi abbiamo ottimi riscontri, abbiamo un tasso di abbandono che è molto inferiore rispetto alla media e regionale e soprattutto abbiamo un tasso di occupazione che si avvicina al 70-75%. Questo vuol dire che i nostri ragazzi fanno bene e soprattutto sono motivati, perché la formazione non è semplicemente una competenza, ma la formazione è anche far acquisire una mentalità vincente in un mondo globalizzato e questo non è poco.